Presidente, faccio un unico intervento rispetto sia all'ordine del giorno che all'emendamento a prima firma De Priamo perché il contenuto è il medesimo, anche se la dichiarazione di voto è differente, spiego il motivo. Naturalmente sull'ordine del giorno mi trovano assolutamente d'accordo sull'esigenza di andare poi ad analizzare questa eventualità di sostegno economico a questo tipo di attività. Inserirla all'interno invece della delibera diventa o potrebbe comunque divenire discriminatorio rispetto alle altre attività. E quindi proprio perché in difesa di questa categoria e proprio perché quest'atto non divenga in seguito impugnabile perché prevede delle azioni discriminatorie rispetto alle altre attività commerciali, all'interno della delibera io non intendo mettere questa parte. Quindi con l'ordine del giorno sono d'accordo e voteremo favorevolmente. Con l'emendamento alla delibera invece non mi trovano d'accordo per i motivi che ho appena esposto. Ne approfitto per dire che questo documento, questa delibera è o strume sarà, intende essere uno strumento degli uffici affinché ci sia un impegno efficace nei riguardi di questa categoria, perché siano rispettati e trattate con chiarezza questo tipo di attività e perché sia data possibilità alle persone, come ho detto in premessa, alle persone oneste di poter continuare a dare un contributo a Roma Capitale per l'importante lavoro che svolgono anche di presidio su alcuni territori periferici. Però non intendo permettere che questo documento possa diventare invece uno strumento per avanzare o distribuire consensi politici, quindi non voglio che sia strumentalizzata anche l'approvazione o meno di questo atto che è sicuramente importante e di cui queste attività necessitano. Ripeto, è importante che sia dato questo sostegno economico alle attività, ma non inserito all'interno di questo deliberato che ha un obiettivo un po' diverso. Grazie.